congresso, vi sono vantaggi fiscali per chi sottoscrive tutele assicurative e cooperative. Ma nell'altra parte del mondo che cos'è che succede? In particolare in Europa, negli Stati Uniti si adotta la stessa politica fiscale o siamo noi un caso anomalo da considerare ormai? Cosa sta succedendo? Ma devo dire che Gianluigi Triani mi ha dato, come dire, dei compiti, diciamo, che mi hanno stimolato a oltrepassare, come dire, i confini sanitari dell'organizzazione sanitaria. La prima questione era, ma i vantaggi fiscali, che vengono chiamati con vari modi, che sono spese fiscali oppure in maniera accademica trattamenti tributari differenziati, sono una politica, come dire, utile o comune oppure diffusa, ha avuto un'evoluzione storica oppure sono di recente fattura? L'ultima parte non è, ovviamente, è la più, come dire, lunga, per cui non mi soffermerò, però praticamente già definire quant'è l'impatto sulla raccolta fiscale totale di queste serie di provvedimenti è già arduo. Per esempio, solo da 2 anni alla Camera e al Senato viene presentato un rapporto che cerca di definire la vastità di questi, come dire, di queste spese fiscali. E anche qui però uno si trova, come dire, disorientato, perché per esempio l'ultimo rapporto ufficiale parla di 54 miliardi in meno lo Stato e 23 a livello locale. 2 anni prima, il tutto con 450 tipi di provvedimenti differenziati. Cioè, vedete già una selva oscura. Ma 2 anni prima la Corte dei Conti parlava di 300 miliardi con 700 tipi di interventi. Già qui uno dice, ma qual è, chi ha ragione? Comunque già l'entità è notevole. L'altra domanda è, ma all'interno di questi 54 o 70 miliardi, e devo dire che noi molte volte guardiamo solo le detassazioni nazionali, ma c'è un grosso intervento differenziato da regione a regione, a livello regionale. Per esempio, prima si parlava del terzo settore, quale primo settore, io penso che in Lombardia stiamo andando verso l'unico settore, cioè verso una privatizzazione sempre più estensiva, sempre più un ritiro da parte del pubblico. Comunque, tornando alle spese fiscali, la domanda era, ma all'interno di questo qual è l'incidenza? E già qua, come ha detto giustamente il professor Cavicchi, no, una larga parte di queste detrazioni di recente fattura di questi ultimi 2 anni, no, perché poi è interessante vedere anche l'evoluzione di questa sanità integrativa. In 10 anni, cioè 10 o 12 anni fa, praticamente era ridotta ai minimi termini. Come mai adesso si è sviluppata da 1 milione di utenti a 12 milioni di utenti dichiarati? Questo è un altro, come dire, la patologia ha avuto, come dire, un effetto a livello proprio di contagio molto, molto diffuso, con dei determinanti ben precisi. Dicevo che già definire quanti soldi vengono distratti dalla cassa comune è già difficile. Occhio e croce, io sono un cercatore di tartufi nei bilanci, più o meno sono il famoso 19% delle spese mediche, sono circa 4 miliardi, cioè la popolazione spende 19 miliardi
no, ne spende 35, ma di questi 19 miliardi possono essere presentati o sono presentati per la detassazione, e da questo ottiene un beneficio di circa 4 miliardi. No, per cui già questo è abbastanza, è l'unica voce abbastanza definita, e anche quella di più larga, cioè di più vecchiaia, nel senso che venne istituita e via via ha, come dire, attratto delle risorse. Quanto diceva appunto ancora il professor Cavicchi, tutte le altre spese sono nel pacchetto, no, della produttività, cioè del jobs act, cioè misure tendenti non nel campo sanitario o sociale, ma per, come dire, dare maggiori risorse agli imprenditori pubblici, privati e quant'altro, no? Dare maggiore disponibilità finanziaria. Occhio e croce, questi sono, diciamo, tra la detassazione, perché poi c'è anche la detassazione del versamento ai fondi, delle quote che vengono versati ai fondi, di circa 1 miliardo, e questo rappresentano altri, quello per la produttività, i benefici sono intorno ai 3 miliardi. Per cui in totale sono 8 miliardi, un'entità che ovviamente è stata istituzionalizzata, per cui non è temporanea o momentanea. L'altra domanda è, negli altri stati a livello europeo, e poi affronterò a parte brevemente la situazione americana, negli altri stati questo, come dire, le spese fiscali sono una politica che viene adottata? Sì, con più o meno, sicuramente meno, come dire, meno fattore negativo rispetto alla raccolta finale, nel senso che noi, in base allo studio del Fondo Monetario Internazionale, siamo al secondo posto, cioè l'utilizzo delle spese fiscali in Italia, se i dati sono quelli della Corte dei Conti, no, siamo al secondo posto, al primo c'è l'Australia, al secondo noi, al terzo ci sono gli Stati Uniti. Negli altri stati questa percentuale di PIL, che per l'Italia, se la valutazione della Corte dei Conti è esatta, è l'8% del PIL. Diciamo in Francia è il 4%, in altri la Svezia è il 2%. Comunque, in sostanza, ormai questa politica delle spese fiscali è stata, come dire, si è diffusa in tutto il mondo. In tutto il mondo è stata definita, no, la stessa Unione Europea, il Fondo Monetario, per non dire la Banca Mondiale, che poi diffondono e poi criticano quello che hanno diffuso, no, dicono che è una politica da contenere e comunque da controllare. Perché un altro carattere delle spese fiscali è che la gente non ne capisce l'impatto e soprattutto non c'è trasparenza dell'intervento. Per cui l'altra, ripeto, alla serie di domande che mi sono fatto era appunto se questo in parte, se di queste spese fiscali vengono utilizzati per incentivare la spesa, cioè per utilizzare il welfare contrattuale o il welfare aziendale. Diciamo che su 35 paesi dell'OECD la metà non utilizza le spese fiscali a fini sociali o sanitari, nel senso che le utilizza appunto per favorire la produttività e quant'altro. E già qua restringiamo gli esempi. In Italia, noi con questi ultimi provvedimenti raggiungiamo, diciamo, i primi posti dei 14. Ma chi, cerco di concludere, ma chi veramente il sistema del welfare aziendale, o meglio
di settori di servizi sanitari e sociali gestiti attraverso i datori di lavoro, cioè la raccolta, cioè i datori di lavoro si prendano carico dei servizi e della contrattazione col terzo pagante dei servizi sanitari, il massimo l'abbiamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, se uno va a vedere la spesa sanitaria è praticamente ormai ha raggiunto il 18% del PIL, praticamente il doppio della media europea, seguita poi dalla Svizzera e quant'altro, eccetera. Però sostanzialmente questo dato, no, delle enormi risorse che il sistema sanitario, che tra l'altro non copre nemmeno i bisogni sociali, viene assorbito, assorbe le risorse statunitensi, a cui all'interno uno potrebbe andare a vedere, vediamo, no? Allora di questo un 35% è Medicare, il pubblico, 35-40%. Poi c'è un 250 miliardi di dollari che rappresentano il 2 qualcosa per cento, che rappresenta tutto il welfare che noi chiameremmo aziendale, cioè praticamente gli datori di lavoro provvedono, diventano intermediari tra le assicurazioni e i lavoratori. Questo praticamente è la copertura massima della maggioranza dei lavoratori statunitensi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i datori di lavoro vengono poi, uno a questo punto dice bene, i datori di lavoro spendono dei soldi a beneficio dei lavoratori. No, questi 250 miliardi vengono completamente rimborsati dallo Stato federale. Il che vuol dire che il welfare, no, giustamente uno studioso americano ha parlato di welfare sommerso. Welfare sommerso che non viene gestito e determina una circolazione di soldi, di rapporti tra i datori di lavoro e le imprese assicurative. Tra l'altro ci sono processi di concentrazione, tra i datori di lavoro, cioè le imprese, le assicurazioni, i centri finanziari, eccetera. Qualcuno, dico solo due cosette, sulla metafora della rana bollita, no? Il problema è chi scalda la pentola, cioè che cosa sta facendo scaldare tutto il sistema? Il sistema è che praticamente il settore sanitario è diventato oggetto di attenzione, di profitto, mentre prima era un settore appetibile, mentre oggigiorno è oggetto di investimenti copiosi. Scusate, volevo solo fare una fotografia di come il pubblico non solo cerca di controllare tutti i processi, ma si sta ritirando. E l'esempio parte dalla Presidenza del Consiglio, non dai Presidenti del Consiglio, ma dai dipendenti del Presidente del Consiglio. 3 anni fa RBM stipula una polizza dedicata ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, perché uno dice, scusate, ma non solo i privati, ma anche il pubblico si avvale delle assicurazioni private per dare un servizio supplettivo ai propri dipendenti. E qui uno dice, vabbè, molto probabilmente i dipendenti spenderanno del loro e via discorrendo. No, questo viene dato in appalto con un meccanismo strano e costituendo un forno fittizio, con un costo in 3 anni di 3 milioni. Il che vuol dire che praticamente la Presidenza del Consiglio nel suo bilancio ha dato 3 milioni per fare la
come dire, l'assicurazione privata e quant'altro. Ecco, cioè nel senso che poi qualcuno parlava dei sindacati, degli accordi sindacali, perché uno potrebbe dire, vabbè, i datori di lavoro sono loro che danno i soldi, però il problema è questo, che la funzione pubblica, cioè tutti i dipendenti pubblici, adesso chiedono le vantaggi, presunti vantaggi, dati ai metalmeccanici e quant'altro. Ci sarebbe qualcosina di più, ma penso di aver dato un quadro appunto di allargare la visione oltre al sistema, perché le crisi del sistema hanno fonti non tutte interne, ma soprattutto esterne.